115esima escursione, siamo per la seconda volta qui al Parco della Vena del Gesso, zona Brisighella Riolo Terme. Faremo l'anello più o meno come quello dell'ultima volta, un paio di chilometri più lungo. Ha messo nel tardo pomeriggio un po' di pioggia, speriamo di non prenderla. Sono le 9:25 e si incomincia. Laggiù il parcheggio del Monte Mauro. Percorso 515 e qui siamo, infatti c'è scritto percorso esposto, ma si fa, tanto l'abbiamo già fatto, nulla di trascendentale. Cristalli di gesso si trovano ovunque e siamo arrivati a un'infografica che ci dice qui appunto che si è combattuto durante la seconda guerra mondiale, linea gotica, e laggiù Monte Volpe, dove dobbiamo andare noi. Gran bel panorama, siamo sul percorso 511. Monte della Volpe, 494 metri, dobbiamo arrivare lì e superarlo. Scesa verso Sella Cadifaggia e poi dopo riprendiamo la salita verso Monte Volpe. Qui è pieno di buchi, caverne. Infatti c'era anche parecchi percorsi speleologi qua. E sono le 10:20, siamo arrivati a Sella di Cafaggia a 358 metri. Continuiamo col percorso 511 e adesso, essendo una sella e venendo da una discesa, si sale. Col sole che riflette si dovrebbe vedere molto bene i cristalli di gesso secondario, infatti per quello che i romani qui hanno costruito le cave. Eccolo. Percorso 511, ancora faccio i complimenti al CAI di cos'è qua? Lugo, come suggerisce, perché è fatto molto bene. In caso di necessità uno basta che digita il 118 e dice da dove chiama, in questo caso il punto 6307, e loro sanno esattamente dove sei per venirti a dare soccorso. Continuiamo verso Monte della Volpe. Oh yes! Percorso 511, siamo sul Monte della Volpe, 494 metri e sono le 10:55 e adesso si va a scendere.
percorso 511. Calanchi ovunque. Arrivati ai Crivellari, 233 metri, e adesso da 511 diventa percorso 513. A Sasso di Sotto siamo a 290 metri di altitudine. Qui c'è scritto Cammino di Sant'Antonio e qui una fonte di acqua potabile, e qui continuiamo sul percorso 513. A un bivio, salamandra, magari, io non l'ho mai vista in 115 escursioni, ormai ho perso ogni speranza. Continuiamo sul 515 per Castellina. Allora, qua un'altra fototrappola, qua bella salitina. E siamo arrivati alla cava romana. Eccola qua. Ruderi. Non mi addentro oltre. L'ultima volta che siamo venuti qua, ed era maggio, ci sono andati da fare qui a Tenuta Monte Mauro. Poi magari se ci fanno un ristorantino lo veniamo a collaudare. E qui ci spiega che hanno trovato il dente di un maco, di uno squalo maco, perché qui una volta c'era l'oceano. Qui cristalli di gesso. Siamo arrivati a Tomba, 242 metri di altitudine, e le mucche pranzano, mentre noi ancora niente. Vitellino, sono le 13:10. Oh. Tranquillissime queste proprio. C'era l'erba coi fiorellini, non c'è più. O forse quei fiorellini lì ora sono queste cose qui, queste balle qui di fieno, probabile. Ore 13:30, puntualissimi, siamo arrivati al agriturismo Pietra di Luna, dove siamo stati anche a maggio, ci abbiamo mangiato veramente bene.
speriamo che ci sia posto per due, perché non sapendo a che ora saremmo arrivati non abbiamo prenotato. Il parcheggio sembra pienotto, speriamo. E siamo arrivati all'agriturismo Pietra di Luna, io tagliatellino di ragù, ci vuole. Per me tagliere di salumi. E fuori piove. Riparte, piove, la Sonia mi ha abbandonato, mi dice vai a prendere la macchina, poi vieni a riprendere. La pioggia sì, ce la si aspettava, perciò nessuna sorpresa. Piove, ho lasciato la Sonia all'agriturismo Pietra di Luna, poi la vado a prendere appena arrivo la macchina. E volevo passare di qua, ma c'è troppa lecca, niente, pessima idea, e perciò proseguo sulla strada, e perciò mi faccio tutta la strada sterrata fino alla macchina. Piove, se lo si aspettava, perciò non è una sorpresa. Sono le 4:10, siamo armati, perciò Gore-Tex, pantaloni, anche a copertura dello zaino, di conseguenza non dovremmo avere problemi, basta solo camminare. Le bassissime sul Monte Mauro, infatti non si vede, spiovigina poco, rallentata la pioggia. Si prosegue sulla strada asfaltata verso il parcheggio della macchina. Sono le 4. Sono arrivato praticamente al parcheggio, è proprio qui sopra, parcheggio Monte Mauro. Ultimissimi metri e ci siamo quasi. 115esima escursione finita, sono le 4:35, arrivati al parcheggio Monte Mauro. Bel giretto, abbiamo iniziato, siamo arrivati al Monte della Volpe, poi abbiamo proseguito e siamo arrivati fino all'agriturismo Pietra della Luna, dove abbiamo mangiato da Dio, aperto e chiuso parentesi. Lì è iniziato a venire giù uno scroscio d'acqua che la metà bastava, e ho abbandonato la Sonia lì, sono venuto a prendere la macchina e adesso dovrei tornare a prenderla, vediamo. Comunque bel giretto. 23.167 passi, 132 piani in salita, nonostante ho voluto tagliare e non passare da Monte Mauro perché pioveva e c'era una bella lecca, perciò ho fatto tutta la strada fino al parcheggio. Bello. E la pioggia ha dato quel carattere in più alla giornata.